Vediamo ora come creare la nostra interpolazione di forma, che prende anche il nome di morphing. Un clic su Crea nuovo documento Flash. Abbiamo la nostra area di lavoro, la nostra scena. Proviamo a disegnare un ovale. Un clic sull'ovale, ci assicuriamo che sia senza bordo. Scegliamo un colore per il riempimento. Un clic sul secchiello, scegliamo un colore, per esempio un bel blu. Tasto sinistro premuto insieme alla maiuscola, disegniamo il nostro ovale. Attenti, siamo al fotogramma numero 1. Dopodiché passiamo per esempio al fotogramma 20. Un clic, tasto destro, inserisci il fotogramma chiave, clic con il tasto sinistro. Ora, un clic sulla freccia che è lo strumento selezione di flash, clicchiamo sull'ovale, premiamo cance sulla tastiera per cancellare l'ovale. A questo punto clicchiamo per esempio sul rettangolo, clic, cambiamo il colore, no bordo, un clic sulla tendina vicino al secchiello, questa volta prendiamo un bel arancione, tasto sinistro premuto più maiuscola premuta, disegniamo un rettangolo. Ora attenzione, il morphing, cioè l'interpolazione di forma, è quella tecnica per cui la forma ovale si scompone piano piano sino ad arrivare alla forma quadrata. E in tutto questo chiaramente c'è anche una gradazione dei colori, quindi delle sfumature all'interno. Prendiamo preferibilmente i segnali neri, quindi il fotogramma 1 e il fotogramma 20. Clicchiamo sul fotogramma 20, andiamo dove c'è interpolazione nessuno, facciamo un clic sulla tendina, andiamo su forma, facciamo un clic e vediamo che nella nostra linea del tempo i fotogrammi dall'1 al 20 ora sono di colore verde e c'è una freccia nera estesa. Ciò significa che il morphing, cioè l'interpolazione di forma, è avvenuta correttamente. Per vedere che tutto sia in ordine, facendo un clic sul fotogramma 1, quindi sulla partenza, premiamo invio e osserviamo il risultato. Questo è il nostro primo morphing. Come di consueto per terminare, un clic su File, un clic su Esporta e poi Esporta filmato.